Parti dall'artista direi. Dunque Mauro, qui in questura l'ufficio immigrazione cambia volto con un'opera che tu stessa hai realizzato e che è molto significativa. Eh sì, è la rappresentazione di noi italiani alla fine dell'Ottocento in arrivo in America, perciò immigrati in un nuovo paese. L'uomo sulla destra rappresenta la speranza che aveva ognuno di loro nell'arrivo di un nuovo paese con nuove regole, nuove lingue, un'energia e una speranza altissima, comunque con grandi aspettative, ed era quello che volevo trasmettere alle persone che arrivavano qua, che arrivano qua in questo ufficio per la prima volta, di avere la speranza per una nuova vita in un nuovo paese. Sono molto contenta di aver potuto realizzare quest'opera. E il questore Mazza, dopo 2 anni da quando era vicario del questore, ha realizzato il sogno di dare all'accoglienza anche un, diciamo così, contesto più adeguato. Ancora una volta, grazie al sostegno e alla vicinanza della famiglia Ambrosetti, siamo riusciti anche in questa iniziativa. L'approccio che gli stranieri hanno con la città di Varese, ma vorrei dire anche estendendo il concetto con l'Italia, è fondamentale. Un ufficio immigrazione, che è il primo momento, che sia ordinato, efficiente, mette, diciamo, sui binari giusti quello che sarà il rapporto di cittadinanza, di convivenza, di civile convivenza che si andrà a instaurare. Noi ci tenevamo molto. Questo è un'iniziativa che va nel segno dell'ordine, dell'accoglienza e dell'integrazione, e sono concetti plasticamente rappresentati dalla bellissima opera di Maura Carcano.